chiacchierata sul problema in Medio Oriente, Palestina, problema importantissimo, è inutile che lo neghino negli Stati Uniti, dove appunto dicono è una manfrina, sarà una manfrina, ma quando chiudono tutti gli uffici, è la prima volta nella storia degli Stati Uniti che chiudono tutti gli uffici pubblici dello Stato Unito lì degli Stati Uniti, non è uno scherzo. Dello Stato federale non è uno scherzo. Le pressioni che hanno fatto loro signori nei confronti di Obama. Qui no? Obama potrebbe mettere in piedi la risoluzione di Kennedy, no? Ma non lo farà, perché sarebbe un elemento sacrificante. Obama non è il tipo che sia in condizione di farlo, non ha la forza né morale né mentale né culturale. Kennedy dietro aveva il mondo cattolico, non e solo, una notevole ricchezza. Beh, pure è vero che lui dovrebbe avere tutte le persone di colore, no? Che si dovrebbero sentire tutelate da lui. Le persone di colore, la caratteristica delle persone di colore, di quei negri là, purtroppo, è che praticamente questi qui non sanno niente, sono sbandati, sono sempre stati sbandati, è gente umile, sottomessa, servile. Ma è pur vero che vengono da etnie diverse, noi li vediamo tutti di colore, ma di fatto chi viene dal Congo, chi viene dal Kenya, chi viene dal Sudafrica, chi viene da Obama non è Malcolm X, è chiaro lì, il discorso è tutto lì, e tantomeno nemmeno Luther King. Malcolm X è un uomo che io ho sempre stimato moltissimo, e Luther King erano due anime, due aspetti della forza, della stessa forza, della stessa battaglia. Uno era più moderato, era la faccia amabile, accettabile. L'altro era più duro, tanto li hanno ammazzati tutti e due, come Kennedy. Tu dici che Obama non farà questo errore, insomma, no? Anche perché si dovrebbe Obama mettere... non è il tipo, l'hanno pescato così, da chissà da dove viene, si sono inventati tutto, capito? Non mi dà nessun affidamento. Ed è un uomo a disposizione di loro signori, perché oggi che loro signori gli hanno imposto di battere moneta, vogliono... che vengano stampati 85 miliardi di dollari al mese per ripianare i debiti delle banche, a questo punto è chiaro che chi ci rimette? Ci rimette tutta la popolazione, meno abbiente, perché questi sono fenomeni inflattivi molto forti, chi ci rimette? La popolazione meno abbiente, soprattutto i pensionati che hanno una pensione fissa e i dipendenti che hanno uno stipendio fisso, no? Sì, no, tra l'altro in questo momento c'è pure il rinnovo della Fed, della presidenza della Fed, no? Dovrebbero cambiare quel signore là. E ora bisogna vedere quello nuovo, non cambierà linea assolutamente, cioè, secondo me rimarrà tutto com'è. Però qui hanno messo Obama di fronte a un grande bivio, cioè o sputtanare se stesso, perché lui aveva promesso la sanità, allargare il livello di sanità a tutta la popolazione americana, quantomeno il primo... Ma anche lì è un equivoco, eh? Attenzione, qui questi giocano tutti sull'equivoco, eh? Anche lì è un grosso equivoco, perché allargare la sanità significa far lucrare alla grande le assicurazioni, e anche lì un bravo politico può giocare di sponda, capito? C'è poco da fare, lì chi ci guadagna sono le assicurazioni. Non è il sistema come il sistema sanitario statale che abbiamo in Italia, che era quello che inglese, eccetera. Dove? Com'è? Che c'era in Italia. Beh, con delle limitazioni, cioè, abbiamo ancora delle garanzie, certo. E se si tolgono anche queste è un disastro, ma se le persone di una certa età, i pensionati eccetera, possono ancora contare su un sistema funzionale, semmai pagheranno dei ticket, ma almeno la base, l'assistenza di base, sai, negli Stati Uniti c'è niente da fare, chi ha bisogno va a Cuba, dove trova un'eccezionale assistenza dal punto di vista dell'organizzazione statale, e poi trova dei medici che sono dei grandi medici e delle tecniche ospedaliere ad altissimo livello. Ma tu ti rendi conto, no, che questi vanno con i caccia, hanno portato la democrazia in Libia,
quando Gheddafi faceva le cure in ospedale completamente gratuite, e per quelli che non riuscivano a curarsi nelle sue ospedali li mandava nei paesi vicini, Marocco e Algeria, e gli pagava lui le spese. C'è cose che io veramente, altro che democrazia americana, cioè mi viene da rabbrividire. Il problema qui, allora, il problema qui è appunto questo. Noi viviamo in un mondo dove i cialtroni la vincono non solo con la forza, ma anche con la forza della pressione psicologica, per cui ti fanno credere le più grandi idiozie. Scriveva un noto pensatore che se la pigliava con quelli che irridevano e quelli che credono agli UFO, no? Ma scusate, dice, ma che differenza c'è tra quelli che credono negli UFO e quelli che credevano negli angeli, scusa? Semmai quelli degli UFO possono anche ipoticare e ipotizzare che un progresso tecnico-scientifico da qualche parte del mondo, visto che i mondi sono infiniti, ci possa essere stato. Certo. E tu vai a ridere di queste cose, tu sei uno stronzo. Purtroppo la programmazione mentale è talmente elevata che non si riesce a far passare che questa democrazia che c'è. No, bisogna combatterla con le stesse armi. Allora, su questo argomento te ne voglio dire un'altra perché è molto importante. Sì, ma vedi, io penso che tu abbia visto. Finché sono convinti che è da sistemare, non se ne esce, capito? Mi dicevi, scusa. No, ti stavo dicendo che non so se tu, passando in giro per Roma, oggi li ho visti, dei manifesti che mi hanno completamente aperto gli occhi. Ma quelli, allora, dei sindacati? C'è tutta questa... Quelli dei sindacati che si sono accorti che c'è l'IMU, c'è l'IVA, mo si sono accorto tutti, no? No, quelli no, quello è un manifesto che poi sappiamo, è un problema della UGL, abbiamo capito tutto. Questi ogni tanto tirano fuori un manifesto con un ritardo rispetto a quello che avrebbero dovuto tirarli fuori di qualche annetto, ma lasciamoli stare. No, è la questione delle carceri piene, che è tutta un'operazione che sta... No, ma tu lo sai perché? No, perché il fatto dalle fuoriuscita dalle carceri deve accompagnare con un forte pressing la campagna per eliminare il reato di immigrazione clandestina, quello che loro vogliono. Guarda, dietro questo argomento c'è tutta una manipolazione, un'orchestrazione da paura. Punto primo, devono far passare la Bossi Fini come una stronzata pazzesca, che in parte lo è. Esattamente. Devono fare l'indulto a Berlusconi, devono far uscire Giorgio Napolitano sui libri di storia come colui che fece la grande amnistia. Cioè... Ma è semplicemente per propiziare l'eliminazione della legge in modo tale che qualsiasi immigrato clandestino abbia la possibilità di arrivare e fare dell'Italia un campo di battaglia delle sue cazzate, capito? Sì, no, ma questo. Che ci sia questo è vero. Che poi, tra l'altro, oggi la cosa che più mi ha lasciato perplesso è che chiaramente questa legge va sistemata, perché ci mancherebbe altro, ma ne va fatta una diversa. La gente va aiutata lì nelle loro nazioni, la gente va aiutata lì, cioè bisogna capire questi perché scappano. È quello che loro non vogliono. Bisogna capire perché sta gente scappa. È quello che loro non vogliono. No, non che gli spari quando è scappa. È quello che loro non vogliono. Vedi il progetto dell'IRI. Sì, è grande. Che era il progetto di irrigazione, che era un progetto eccezionale, perché come pochi sanno anche il Sahara è pieno di acqua sotto, basterebbe fare un sistema adeguato di irrigazione e far ritornare il Sahara quello che era prima del secondo millennio nostro, insomma.
Scusami, io quello che poi, siccome tu hai parlato di acqua, no? Allora io ti dico il caso della Sicilia, no? Cioè, da quando in qua un'isola che è bagnata dal mare da tutti i lati può essere senza acqua? Lì il caso è evidente, lì l'acqua è controllata dalla mafia. Buchi a 100 metri, 50 metri dalla costa e trovi l'acqua. Ora, coi pozzi petroliferi, no? Hanno fatto trivellazioni non so a quanti chilometri giù per tirar giù il petrolio, no? Per tirar su il petrolio. Per l'acqua non si riesce a fare nel 2013. Allora, non pigliamoci in giro. Noi siamo bagnati dall'acqua, il pianeta è il 70% dell'acqua. Il problema è che non si vuole, è un potere anche quello. Va bene, Giorgio. Ma da questo punto di vista, te l'ho ripetuto, no? Due cose importantissime. C'è quel progetto che era il progetto dell'IRI e che hanno trovato in tutte le maniere per affossarlo. Una delle ragioni è perché l'hanno affossato, oltretutto era un progetto che avrebbe fatto lavorare le maestranze italiane locale, e avrebbe apportato ricchezza e benessere in moltissimi paesi dell'Africa centrale e subsahariana. Si chiama appunto progetto Transacqua, che loro assolutamente non vogliono. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ricordiamocelo sempre, in Sicilia l'acqua è controllata direttamente dalla mafia, per cui è un altro discorso. Poi, terza cosa, il controllo dell'acqua l'hanno progettato gli ebrei prima ancora della prima invasione dell'immediato primo dopoguerra in Palestina, per privare i palestinesi e ridurle alla miseria e alla fame per mancanza d'acqua. Tant'è vero che qual è stata l'operazione? Vediamole tutte queste cose, perché se no non si capisce, non si dice, non capisco. Perché sradicano? Perché gli ebrei sradicano gli olivi? Sradicano gli olivi centenari perché gli olivi non hanno bisogno d'acqua e possono costituire un elemento di sostentamento e di sostentamento dei palestinesi. Ecco perché sradicano gli olivi. Ma non solo, ma vogliamo dire che la prima cosa che hanno bombardato in Libia i francesi è stato il mega acquedotto. Il mega acquedotto. La prima cosa è l'unica cosa che gli interessava di bombardare. La che aveva fatto Gheddafi, no? Questo grande dittatore. Certamente. Ti saluto, Giorgione, buona sovranità. Va bene, a domani allora. A domani. Ti saluto.